Pesaro è tra le 5 città italiane finaliste rimaste in lizza per la candidatura ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Lo hanno annunciato oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore alla cultura Daniele Vimini, nonché vice sindaco, che fin dall'indomani della vittoria dei Maneskin a Rotterdam lo scorso maggio avevano coltivato l'ambizione di ospitare la più importante rassegna canora europea. Un'avventura cominciata con 17 città italiane che hanno mostrato interessamento, dopodiché la scrematura si è ridotta ad 11 pretendenti che hanno presentato candidatura ufficiale e ora restano in lizza soltanto Pesaro, Milano, Bologna, Torino e Rimini. Ovvero 5 città della musica UNESCO, con Pesaro che se la giocherà con la Vitri Frigo Arena, il prestigio del Teatro Rossini e che si rafforza di credibilità anche per la recente presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al galà di chiusura del Rossini Opera Festival. Il lavoro fatto dal Comune di Pesaro assieme ad Aspe, Samat, i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto di manifestazione è stato un lavoro forte e premiato evidentemente dalla Commissione. Questo lo dico anche rispetto a alcune ironie che potevano aver accompagnato all'inizio l'annuncio della candidatura come se fosse uno spot o un post, invece c'era molta sostanza e molta credibilità da parte di un'organizzazione che è fatta dal European Broadcasting Union piuttosto che dalla RAI, che ovviamente diciamo, si basano su fatti concreti, su caratteristiche concrete. Tra queste sicuramente immaginiamo che l'importanza e la storia, ma anche il presente di una struttura come la Vitri Frigo Arena abbia giocato un ruolo importante, e così come l'avere raccontato una città diffusa, un progetto di ospitalità che andrebbe da Pesaro a Gabice, insomma, per creare anche un'accoglienza della città alla manifestazione che punta anche sul tema della sostenibilità, e quindi da un palasport circondato da parcheggi con il fotovoltaico fino alla raggiungibilità con una ciclabile, diciamo, sono caratteristiche specifiche che non tutte le città possono vantare. E sarà sufficiente per vincere? Non lo so, è una sfida molto complicata perché abbiamo un competitor a partire da Bologna che condivide con noi ad esempio infrastruttura principale dell'aeroporto, che abbiamo indicato ovviamente in Ancona, ovviamente in Rimini, ma prevalentemente in Bologna, quindi sono molti i punti anche a favore di candidature forti, di aree metropolitane, figuriamoci. Però insomma, intanto ci godiamo il fatto di esserci e soprattutto diciamo anche il fatto che vada come vada, è il caso di dire che sarà un successo, nel senso che per tante altre manifestazioni simili o anche magari di elementi minori, però il punto di credibilità raggiunto e certificato con questa candidatura, con questo risultato, sarà un ottimo trampolino per tantissime altre iniziative e manifestazioni. Entro agosto, che è il tempo appunto della scelta di EBU e di RAI rispetto alla Eurovision, avessimo anche ulteriori notizie positive, è chiaro che sarebbe una festa mai vista per tutta la città e per tutto il territorio, e anche un'ulteriore iniezione di fiducia rispetto al lavoro legato allo spettacolo dal vivo.